Le risorse educative, cioè testi, illustrazioni, video, oggetti didattici, diventano risorse educative aperte solo se hanno ottenuto una licenza aperta. Ciò stabilisce esplicitamente e legalmente come e che i materiali possono essere utilizzati per l'apprendimento e l'insegnamento. Così, ad esempio, è possibile stampare gli oggetti, modificarli, ripubblicarli, anche se lo sfondo è commerciale. Il modo migliore per immaginarlo è che non solo il documento venga pubblicato su internet, ma si definisca anche come utilizzarlo. Un piccolo passo dal grande impatto. Le licenze aperte di Creative Commons vengono attualmente utilizzate principalmente come licenze. Di seguito vogliamo mostrare come funzionano queste licenze. Il punto di partenza è il diritto d'autore applicabile nel rispettivo paese, a cui hai automaticamente diritto quando crei un'opera e che regola quali diritti hai sulla tua proprietà intellettuale e come altri possono usarla. La conseguenza di ciò è che chiunque voglia utilizzare il tuo lavoro deve chiederti il permesso. È un processo laborioso. Sarebbe molto più semplice se fosse regolato chiaramente fin dall'inizio cosa puoi fare con il tuo lavoro e cosa non ti è permesso deliberatamente fare. E la cosa migliore è che tu stesso definisci cosa puoi fare con il tuo materiale. Tuttavia, ciò richiede contratti e questo è esattamente ciò che sono le licenze Creative Commons. Licenze CC garantiscono norme chiare, inequivocabili e soprattutto legalmente pulite su come i materiali didattici e didattici creati da una persona possono essere gestiti rendendo ciascuna licenza CC disponibile in tre modi. Innanzitutto la licenza è un testo legale redatto da esperti e tiene conto delle diverse normative specifiche del paese. Poi ci sono spiegazioni brevi e comprensibili per i non addetti ai lavori, cioè per voi o per me, su cosa bisogna fare esattamente. E poi c'è un codice leggibile dalle macchine, in modo che i motori di ricerca, ad esempio, possano anche scoprire risorse educative aperte su internet. Spesso una licenza è solo collegata oppure viene utilizzata l'icona di una licenza. Quindi non esiste una sola, ma diverse licenze Creative Commons. Tutti sono composti da diversi aspetti, BIGI, SA, NC, ND. Tuttavia, non tutte le licenze CC vengono conteggiate come licenze aperte. Vorrei spiegarlo con un esempio. Supponiamo che l'insegnante di nome Isabel abbia realizzato uno schizzo tecnico. Isabel vuole consentire ad altri di usarlo e utilizza per questo una licenza Creative Commons. CC inizialmente sta per Creative Commons ed è una modifica del noto simbolo del copyright. Isabel sceglie la licenza CC BY. Il BX significa che Isabel vuole essere accreditata quando lo schizzo viene utilizzato da altri. Quindi, se includi lo schizzo nel tuo materiale didattico, devi nominare Isabel. Ma puoi farlo in qualsiasi momento, anche gratuitamente, sono consentite anche modifiche e anche l'uso commerciale. Isabel ama così tanto l'idea dell'accesso aperto e della condivisione che pensa che i futuri materiali didattici dovrebbero essere altrettanto aperti. Quindi utilizza la licenza CCBISA. La SA è l'abbreviazione del termine inglese secondo cui qualcosa dovrebbe essere condiviso equamente. Se utilizziamo lo schizzo di Isabel, dobbiamo pubblicare anche il nostro lavoro completo con questa licenza, ovvero con la licenza CCBISA. Ma Isabel potrebbe anche decidere che per lei non è importante che il suo nome venga menzionato in relazione allo schizzo, ma vuole che sia facile da usare. Isabel decide quindi di rendere disponibile il bozzetto sotto la licenza CC0. Ciò significa che il bozzetto è di fatto da considerarsi un'opera di pubblico dominio. Questa licenza è stata sviluppata principalmente per i paesi in cui non è possibile rilasciare opere nel pubblico dominio. Rendere qualcosa di public domain è possibile, ad esempio, secondo la legge statunitense sul copyright. Questa opzione non esiste in Europa, quindi utilizziamo la licenza CC0. La stessa Creative Commons ha altre opzioni per le licenze, ad esempio NC, per non commerciali. Ciò esclude l'uso commerciale. L'utilizzo è quindi escluso anche in caso di pagamento di tasse, ad esempio per corsi di perfezionamento, tasse di iscrizione o tutoraggio. Ad esempio, lo schizzo non dovrebbe essere visualizzato su un sito web che genera piccoli introiti dalla pubblicità. Le licenze con l'opzione NC, quindi, non contano come licenze aperte. Anche le licenze con l'attributo ND non vengono conteggiate come licenze aperte, poiché con questa opzione non sono consentite modifiche. Quindi, le licenze CC con le opzioni NC e ND non contano come licenze aperte. I materiali che sono stati concessi in licenza con questo non sono quindi indicati come risorse educative aperte in senso stretto.
In sintesi, le licenze CC0, CCBI e CCBISA sono licenze aperte nel senso della definizione di risorse educative aperte da parte dell'UNESCO. Sono disponibili in diverse versioni. Quella attuale ha il numero di versione 4.0. La cosa migliore da fare ora è dare un'occhiata più da vicino alle licenze stesse.